fa al Senato e sul quale tornerà nel pomeriggio alla Camera. Abbiamo deciso di riprendere questa, diciamo, abitudine che ci pare utile di coinvolgervi in un discorso con il consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio, che così abbiamo il piacere di presentarvi, Armando Varricchio, e ci sono anche altri due consiglieri per gli affari economici e internazionali, Stefano Grassi e Fabrizio Pagani. Consigliere per gli affari europei. Europei, ok, distinguiamo correttamente. No. Per gli affari europei Stefano Grassi, che viene dalla Commissione di Bruxelles, e per gli affari, allora la dizione tecnica di Fabrizio è... Affari economici e internazionali, Fabrizio Pagani, che viene invece dall'Ocse. Allora, io direi, se siete d'accordo, di lasciare la parola ad Armando Varricchio e poi ovviamente apriamo a quelle che possono essere le vostre sollecitazioni. Prego. Grazie, buongiorno. Allora, brevissima introduzione per chi, per quanti non mi conoscono ancora. Io ho assunto da qualche giorno come consigliere diplomatico, sono stato sino a qualche giorno fa ambasciatore a Belgrado, vengo da una precedente esperienza romana alla Presidenza della Repubblica e esperienze Bruxelles, dove ho servito sia la rappresentanza italiana che poi successivamente come consigliere del Presidente della Commissione Europea e Sherpa al G8. E successivamente un'esperienza all'ambasciata a Washington. Con alcuni di voi ci conosciamo già, con altri avremo modo di conoscerci nel corso di questa esperienza qui a Palazzo Chigi. Veniamo direttamente al tema oggetto di questo briefing, il Consiglio europeo di domani. Vi darei un inquadramento e poi i colleghi Stefano Grassi e Fabrizio Pagani potranno anche rispondere ad alcune questioni più direttamente connesse alle tematiche oggetto del vertice. Partirei dicendo che innanzitutto il Consiglio europeo è un consiglio tematico, nel senso che è dedicato a due specifici argomenti che il Presidente Van Rompuy ha inteso porre all'attenzione dei capi di Stato e di Governo. Come ha detto il Presidente del Consiglio questa mattina in Parlamento europeo, energia e tassazione. La discussione del Consiglio europeo sarà strategica, però si concentrerà su due questioni che sono, direi, orizzontali, che costituiscono il filo conduttore. Come accrescere la competitività dell'economia europea e rilanciare la crescita e l'occupazione. L'idea di Van Rompuy è di avere nei prossimi mesi altri consigli tematici, sempre finalizzati al miglioramento della competitività. Come vedete, crescita e occupazione rimangono saldamente al centro dell'agenda europea. Il Consiglio inizierà a luna con il consueto incontro con il Presidente del Parlamento europeo, Schulz. Il Presidente del Parlamento europeo, che è stato a Roma, ha incontrato il Presidente del Consiglio Letta, con il quale si è stabilito da subito un forte rapporto. Finito l'incontro, questa parte più formale, photo opportunity, e poi si passerà ad una colazione che di fatto sarà la vera occasione di discussione tra i capi di Stato e di Governo. In successione si parlerà prima di energia, e questo tema verrà introdotto dal Presidente della Commissione europea, Barroso, e poi si passerà al tema della fiscalità. Al termine le consuete conferenze stampa dei singoli partecipanti. Allora, veniamo ai temi più specifico. Direi che, per vostra chiave di lettura, direi che questo è un Consiglio europeo che non si presenta come controverso, nel senso che vi è stato già un ampio articolato lavoro, una discussione nelle varie istanze, quindi il Comitato dei rappresentanti permanenti, il Coreper, nei vari consigli settoriali. Peraltro oggi il Ministro Moavero è a Bruxelles, partecipa al Consiglio Affari Generali. E quindi si è arrivati ad un progetto di conclusioni che è sostanzialmente consensuale. Per l'energia, l'intenzione di Van Rompuy è di focalizzare il dibattito al vertice sulle azioni a livello europeo per incrementare l'efficienza energetica, sviluppare fonti energetiche nazionali ed avere un quadro politico-legislativo per il post-2020.
Da parte italiana condividiamo l'impostazione di Van Rompuy, sottolineando la necessità di affrontare il problema degli alti prezzi dell'energia, che per il nostro Paese, come sapete, è particolarmente sentito. Si tratta di un fattore che aumenta gli oneri per il sistema produttivo e priva i cittadini di capacità di spesa. La ricetta individuata per raggiungere questo obiettivo a livello europeo è il contenimento delle inefficienze, il completamento del mercato interno dell'energia e lo sviluppo delle interconnessioni strategiche. Per quanto riguarda la tassazione, il Vertice vuole lanciare un messaggio forte in materia di lotta all'evasione e alla frode fiscale, temi che non sono fondamentali solo per ragioni di equità, ma che in questo momento sono importanti per dare una mano agli Stati membri impegnati negli sforzi per raggiungere, diciamo, per aumentare il carico fiscale di tagli della spesa pubblica. L'Unione Europea non agisce da sola, ovviamente. Queste sono misure che rientrano in un contesto in cui c'è una piena sintonia di vedute con i membri del G8, del G20 e dell'OCSE. Tra l'altro, questo è un tema che costituisce filo conduttore anche di colloqui che il Presidente del Consiglio sta avendo, primo fra tutti quello che ha avuto ieri con il Presidente Obama. Quindi, su questi temi, massimo impegno del Governo, sia a livello nazionale ma anche nell'ambito di questi consessi internazionali, primo fra tutto l'Unione Europea e gli altri consessi di cui il nostro Paese fa parte. Una notazione specifica, segnalo che in questo contesto l'Italia, insieme al Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, ha deciso di avviare un progetto pilota che prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie fra i rispettivi Paesi. Adesso un po' di flavor generale sul Consiglio europeo, che ovviamente per quanto riguarda il Presidente del Consiglio italiano è il suo primo appuntamento europeo. Scena europea che, come sapete, il Presidente del Consiglio ha calcato frequentemente in questi anni in sue diverse precedenti responsabilità. Questo gli ha consentito anche di conoscere moltissimi dei partecipanti al Vertice. D'altra parte l'Europa è stata la cifra iniziale dell'attività di questo governo, che dal primo giorno di sua attività è partito già con un intenso programma di contatti. Ricorderete le tappe, le importanti visite che si sono susseguite a Berlino, a Parigi, a Bruxelles, con i vertici delle istituzioni, poi sono proseguite a Madrid e Varsavia. Parallelamente il Presidente del Consiglio ha avuto e sta avendo una serie molto fitta di contatti telefonici con i membri del Consiglio europeo. Domani avrà, subito prima dell'inizio dei lavori, un incontro con il Primo Ministro Cameron. E questo si tratta ovviamente di, oltre che di, diciamo, una presa di contatto in vista dei lavori del Vertice, anche in previsione del G8 che, come sapete, avrà luogo in Irlanda del Nord a giugno sotto presidenza britannica. Un ulteriore elemento volevo sottoporre alla vostra attenzione. Vi ho parlato di consiglio tematico che ha due questioni ben precise all'ordine del giorno, ma a nessuno sfugge che vi è una continuità tra quello che si discuterà domani e quello che sarà l'appuntamento fondamentale di giugno. Quello sarà il Consiglio europeo nel quale verranno, diciamo, a confluenza le iniziative che sono già in corso per affrontare il tema che il Presidente del Consiglio ha voluto considerare centrale nella sua agenda, che è la lotta alla disoccupazione, con particolare riferimento al tema della disoccupazione giovanile. Questo è un tema che è stato ampiamente illustrato nel discorso pronunciato questa mattina, e che già verrà in qualche modo costituirà il filo che inizierà a dipanarsi già da domani a Bruxelles. Quindi, anche se non formalmente all'ordine del giorno, tutte queste iniziative, in questo caso specifico energia, fiscalità, rappresentano due diciamo, filoni che poi andranno a confluire nelle iniziative
che verranno più ampiamente affrontate e discusse a giugno. Un ultimo elemento di informazione, al termine del Consiglio europeo, il Presidente del Consiglio, assieme ad altri leader partecipanti, si trasferirà a Lipsia, perché domani sera a Lipsia inizierà un evento di celebrazione dei 150 anni della SPD tedesca. L'SPD ha invitato leader europei, ci sarà ovviamente anche la cancelliera Merkel, il presidente francese Hollande, altri capi di Stato e di Governo. Questo sarà importante per il Presidente del Consiglio perché, oltre a proseguire le discussioni, i contatti con i leader che già partecipano al Consiglio europeo, incontrerà anche molti altri leader di paesi extra Unione europea che saranno invitati a quell'evento. Quindi, diciamo, questo network di contatti proseguirà tra Bruxelles e Lipsia. E poi, al termine della lunga giornata, il Presidente del Consiglio, i suoi collaboratori faranno ritorno a casa. Grazie. Mi inserisco solo per chiarire, è un incontro stampa, non consideriamo riservato ciò che vi stiamo dicendo, tra l'altro siamo in diretta streaming e credo ci seguano anche da Bruxelles e li salutiamo, e dovesse sorgere la necessità di avere incontri invece di carattere più riservato ovviamente lo specifichiamo, però nulla di quanto vi stiamo dicendo non è riportabile. Grazie Gianmarco, allora anch'io vi saluto e vi ringrazio per la presenza a questo briefing, che tra l'altro è anche per me il primo briefing formale con la stampa, quindi prendo l'occasione per presentarmi. Sono un funzionario della Commissione europea, del Segretariato Generale della Commissione europea. Alcuni di voi mi avranno però già conosciuto in quello che è stato il mio incarico precedente, in quanto nel precedente governo, nel governo Monti, ero uno dei membri dell'ufficio del Presidente come consigliere per le politiche comunitarie e le riforme economiche. E adesso ricopro all'interno dell'ufficio del Presidente, di nuovo con il Presidente Letta, l'incarico di consigliere per gli affari europei. Rispetto alla illustrazione che l'ambasciatore Varricchio ha fatto dell'inquadramento del prossimo Consiglio, avrei poco da aggiungere, sottolineando ancora una volta, come ha fatto l'ambasciatore, che si tratta di un Consiglio effettivamente breve, quindi non avremo probabilmente quegli aspetti che fanno parte della narrativa comunitaria leggendaria di lunghi negoziati notturni o di cene nelle quali vi saranno lunghi esercizi redazionali per cambiare un paragrafo o l'altro. Si tratta effettivamente di un consiglio tematico che riguarda i due temi che vi sono già stati indicati e per il quale effettivamente il lavoro tecnico svolto nei gruppi di lavoro e nel Consiglio Ecofin, nel Consiglio Affari Generali, ha portato sostanzialmente già a chiudere un testo condiviso di conclusioni e quindi, come vi dicevo, è piuttosto un Consiglio europeo nel quale i leader saranno chiamati a posizionarsi, a esprimere le proprie posizioni nazionali più che a compiere un esercizio di negoziazione, di ricerca di alleanze e di ricerca di assi, di formazione di possibili coalizioni per influenzare e orientare le conclusioni in un senso o nell'altro. Quindi è un consiglio nel quale manca un po' questo elemento, se volete, di dramma, ed è invece più forte l'elemento di concretezza, di pragmaticità, direi di ricognizione di quello che è lo stato, state of play in queste due aree politiche e di impulso a passi avanti, ulteriori progressi in queste due aree. Vorrei solo darvi magari due o tre elementi generali di come si può provare a leggere un consiglio del genere, al di là dei contenuti specifici. Una prima chiave di lettura di questo, che è un consiglio non di crisi, ma quindi direi un consiglio europeo ordinario, tematico, è un consiglio nel quale i due temi segnano, rispetto al dibattito che c'è spesso in questo momento in Europa tra la dimensione europea che limita, vincola gli spazi di azione nazionali o invece un'Europa che può ampliarli,
Sono, se riflettiamo bene, sono due temi nei quali invece non c'è una tensione tra livello europeo e livello nazionale, ma in entrambi i casi la dimensione europea serve a rafforzare la dimensione nazionale. Il caso, secondo me, più emblematico è il caso della lotta all'evasione fiscale internazionale e la lotta alle frodi fiscali. Noi ci troviamo in una situazione di mobilità dei capitali a livello internazionale e di immobilità invece del lavoro anche nello stesso mercato interno europeo. Quindi portare la discussione sul contrasto e l'eliminazione dell'evasione fiscale, delle frodi, a un livello europeo e globale è un modo anche per noi per recuperare un margine di azione, per recuperare una capacità di controllo su determinati flussi finanziari e patrimoni che altrimenti sfuggono alla capacità di identificazione e di tassazione, banalmente, delle autorità nazionali, comportando evidentemente una erosione della base imponibile. E in un momento come questo, nel quale l'Italia, come gli altri Stati membri, sta cercando in ogni modo di recuperare spazi per poter effettuare manovre di stimolo all'economia, di rafforzamento dell'economia, evidentemente questa direzione di recuperare una capacità a livello comunitario di miglior controllo e quindi di maggiore capacità impositiva rispetto ai flussi finanziari e ai patrimoni è qualcosa che da un lato è coerente da un lato con la filosofia generale e dall'altro è un elemento che contribuisce all'equità, perché evidentemente porterà in parte a riequilibrare il peso della tassazione sui capitali con quello sulla tassazione sul lavoro. Sono ovviamente riflessioni di lungo termine, ma per inquadrarvi al di là dello specifico delle direttive, c'è un senso di fondo per noi, è una battaglia importante per noi, sia dal punto di vista dell'efficienza del sistema tributario, viste anche le difficoltà di concludere accordi bilaterali con i nostri paesi vicini, sia una questione banalmente di equità. Anche nel settore dell'energia noi abbiamo degli interessi specifici ad una progredire dell'integrazione comunitaria, sia nel mercato interno, sia per quanto riguarda ad esempio la regolazione degli incentivi alle rinnovabili, perché siamo un paese che ha comunque un interscambio energetico notevole con gli altri paesi membri, e a questo sono legati temi per noi come l'adeguatezza della capacità di generazione, la sicurezza dell'approvvigionamento, la capacità di interconnessione con i paesi limitrofi. Quindi anche su questi temi, nei quali ci avviciniamo con serenità, non abbiamo particolari interessi difensivi, ma siamo interessati ad un ulteriore progredire dell'agenda comunitaria, proprio perché va nella direzione nella quale noi stessi vogliamo procedere all'interno. La seconda riflessione è che su entrambi i temi si comincia a vedere una certa capacità di progresso e di evoluzione dell'Unione Europea. Se pensate a cos'era la politica energetica comune nel febbraio 2011, quando ci fu il precedente Consiglio Europeo, nelle quali a malapena si parlava di mercato interno, le infrastrutture comunitarie avevano finanziamenti di poche centinaia di milioni di euro, le reti transeuropee, sostanzialmente era la politica energetica ridotta alla politica ambientale, agli obiettivi 2020, vedrete che si è comunque fatto, non esisteva una politica estera di relazioni esterne dell'energia, si è fatto su tutti questi terreni un notevole passo avanti. Stessa cosa anche nella fiscalità, dove ci auguriamo di poter sbloccare dossier che sono bloccati da moltissimi anni, e lo stesso tema della fiscalità non credo che apparisse nell'agenda di un Consiglio europeo, credo dal 2001, da un Consiglio di Lisbona. Vi ho già detto degli interessi nazionali che abbiamo sui diversi dossier, chiuderei solo con un'ultima riflessione. Esiste una connessione tra quello che andiamo a fare domani e quello che succederà al Consiglio del 27 e 28 giugno? Sì e no. Non c'è una connessione formale, direi. C'è però
un avvio di, si cominciano a profilare alcuni temi che poi avverranno a maturazione al Consiglio europeo di giugno. Il primo tema è quello della competitività, competitività dell'economia reale e del sistema industriale e manifatturiero europeo. Qua viene in controluce nella discussione sull'energia. Vedrete che è un tema sul quale, quindi energia, contenimento dei prezzi, contenimento dei costi di approvvigionamento per le imprese, considerazione speciale della situazione delle imprese ad alta intensità di consumo di energia. È questo un segno, prima se guardavate l'agenda comunitaria di energia se ne parlava con tutt'altro angolo visuale. È un segno che l'economia reale, l'industria, il manifatturiero stanno tornando al centro dell'agenda comunitaria. Questo è un tema che tornerà in parte anche a giugno e sul quale noi vorremmo insistere particolarmente, anche, credo che lo abbia fatto in Parlamento lo stesso Presidente del Consiglio, cercando di promuovere gli obiettivi della strategia industriale europea presentata dal Commissario Tajani e dalla Commissione alla fine del 2012. L'altra connessione, il collegamento ai temi della disoccupazione, può venire in parte, come vi ho detto, della disoccupazione giovanile, dalla tassazione sul lavoro, dell'occupazione, può venire in parte dai temi della fiscalità, in parte probabilmente alleggerà nel Consiglio e potrà essere un'occasione sicuramente di ulteriore approfondimento nella riunione, nell'incontro di Lipsia. Io mi fermerei qui e do la parola a Gianmarco. Non so se Fabrizio Pagani vuole aggiungere qualcosa. Innanzitutto forse presentarmi due parole. Come ha detto Gianmarco, io vengo dall'Ocse, ero il capo dell'ufficio G8 e G20 dell'Ocse, quindi sono occupato negli ultimi anni di global governance dal punto di vista di un'organizzazione internazionale. Precedentemente ero qui a Palazzo Chigi con l'allora sottosegretario onorevole Enrico Letta come capo del suo ufficio, capo di gabinetto nel governo Prodi. Non credo che ci sia da aggiungere molto su quello che hanno detto i due colleghi. Se non un aspetto già peraltro sottolineato, cioè che c'è una narrative tra quello che succede domani, quello che succede nel Consiglio europeo di fine giugno e quello che poi sarà sviluppato ulteriormente nell'autunno. C'è un elemento di, se volete, di crescita che potete individuare in ciascuno di questi temi. C'è un elemento di trovare le fonti, le nuove fonti della crescita, sia nell'agenda dell'energia, peraltro in un panorama energetico che è in grande cambiamento, c'è una rivoluzione tecnologica, c'è una rivoluzione energetica di cui l'Europa si sta rendendo conto e di cui vuole essere protagonista e non solo subirla. C'è un elemento crescita chiaro anche per il contributo alla finanza pubblica che risiede nella lotta all'evasione fiscale e all'illusione fiscale. Forse qui è giusto dedicare un secondo a un aspetto. Si parlerà non solo di scambio di informazioni in materia fiscale, ma si parlerà anche di quello che in termini tecnici è chiamato BEPS, cioè Base Erosion and Profit Shifting, che sono, diciamo, gli schemi che le multinazionali mettono in piedi per eludere, in certi casi anche in maniera legittima, cioè senza violare norme nazionali, per eludere la tassazione. Ne avete una riprova sulla prima pagina del Financial Times di oggi. Quindi questi elementi poi andranno a incastrarsi molto bene con il Consiglio di giugno, che avrà proprio il tema della crescita e della lotta alla disoccupazione giovanile l'elemento centrale, come indicato più volte dal Presidente, e come l'Italia sta operando nelle diverse sedi, sia quelle comunitarie, sia quelle multilaterali, sia in maniera bilaterale nelle diverse capitali europee, perché appunto il tema crescita e disoccupazione giovanile e lotta a disoccupazione giovanile siano al centro dell'agenda. Mi fermerei qui. Ecco le domande. Che ha detto il Presidente del Consiglio su
l'esigenza dei risultati concreti e i risultati concreti che ci possiamo attendere domani. Mi sembra più che altro un consiglio interlocutorio che prepara obiettivi di lungo termine, quindi non so se invece avete un obiettivo concreto che potete illustrare per dire domani sarà un successo. Forse Stefano Grassi ha evocato lo sblocco di qualche direttiva in materia fiscale. La seconda domanda era invece su la procedura per deficit eccessivo. Volevo capire meglio qual è il vantaggio effettivo per l'Italia da questo dossier. Se ho capito bene, l'idea è una volta chiusa la procedura ci saranno più margini per negoziare sulla cosiddetta Golden Rule, oltre ovviamente a evitare il rischio ipotetico di multe per deficit eccessivo. Quindi questa questione della Golden Rule è qualcosa da negoziare, cioè non c'è nulla di certo. Grazie. Sì. No, poi vi dico una cosa io dopo. Allora, risponderei prima all'interrogativo sulla concretezza del Consiglio europeo e poi a quello della procedura di deficit eccessivo. Per quanto riguarda la concretezza, e direi bisogna secondo me avere anche il metro di misura adeguato per valutare effettivamente la portata delle conclusioni di un consiglio di questo genere tematico. Un consiglio di questo genere normalmente fa una ricognizione dello stato di evoluzione di determinati dossier per giudicare se è sufficiente o meno e dà impulso ad altri e magari chiedendo con elementi di calendario di chiudere un determinato dossier, oppure dà il via libera perché si apra tutta una nuova filiera di lavori, un cantiere di lavori. Questo effettivamente può lasciar pensare, non c'è, come è accaduto in altri consigli europei di crisi, una decisione vera, cioè la costituzione di un meccanismo europeo di stabilità, eccetera. Questo è vero, ma non bisogna sottovalutare l'importanza che questo tipo di consigli europei hanno nella dinamica comunitaria di oggi. Solo il fatto che il Consiglio europeo si sia occupato di una determinata materia, abbia preso atto, abbia accolto con favore e abbia magari chiesto di andare oltre e avanti su una determinata materia, è un fattore di sblocco, prima di tutto della Commissione, la quale purtroppo ci ha abituato ad agire ormai con una certa vigore, con una certa energia, solo quando ha una copertura politica da parte del Consiglio europeo. E dall'altro purtroppo è necessario per sbloccare dentro i consigli settoriali alcuni dossier nei quali i ministri di settore, andando poi a valutare gli aspetti tecnici, prendono molto più tempo perché si impuntano, sono più rigidi nel risolvere questioni che invece i capi di Stato possono, spaziando su più temi, poter risolvere. Quindi nelle conclusioni vedrete tutta una serie di queste cose. Ovviamente forse l'aspetto sul quale si soffermerà di più l'attenzione dei media, dell'opinione pubblica, degli osservatori della politica comunitaria saranno gli aspetti in materia fiscale, dove probabilmente l'interrogativo è se arriveremo a sbloccare negoziato sulla direttiva sulla tassazione del risparmio dei non residenti o se invece dovremo indicare l'apertura il conferimento di un mandato negoziale alla Commissione per aprire i negoziati con 5 stati europei su questa base, ma prenderemo ancora tempo per quanto riguarda la revisione della direttiva. Sottolineo che in questo caso sarebbe importante andare avanti a livello comunitario, anche se invece sta progredendo la discussione a livello globale e multilaterale, perché evidentemente il contesto normativo in cui si inserisce, il contesto giuridico in cui si inserisce una norma di diritto comunitario è molto diverso da quello di accordi o di accordi internazionali o di dichiarazioni a livello globale,
perché sono diversi gli strumenti giuridici, sono non solo la cogenza della norma, ma ovviamente anche gli strumenti giuridici per assicurarne il rispetto, quindi procedure di infrazione, eccetera, eccetera. Rimanere solo a livello globale, anche se magari è più avanzato e sofisticato, comunque porterebbe alla moltiplicazione di accordi bilaterali, a problemi successivi di attuazione, di risoluzione di eventuali contrasti tra gli Stati membri. Questo direi per la concretezza, vedrete anche nell'energia si sono sparse nelle conclusioni alcune di queste tracce che vi dicevo di impulso alla conclusione o di nuova apertura. Procedura di deficit eccessivo. Questo è un altro tema nella quale vi inviterei a vedere le parole che ha pronunciato oggi il Presidente del Consiglio in Parlamento, ma sostanzialmente direi qual è la differenza tra uscire dalla procedura di disavanzo eccessivo e invece, come hanno fatto altri Stati membri, chiedere e magari ottenere di avere più tempo, un'estensione del termine per rientrare dalla situazione di deficit eccessivo. Prima di tutto non bisogna dimenticare una questione di timing. Fa una differenza il momento in cui si chiede eventualmente la possibile estensione, perché tale giudizio da parte della Commissione viene elaborato sulla base non solo di una valutazione del percorso di rientro, ma anche della effettività delle azioni di remedial actions, delle azioni di riforma strutturale attuate per rimediare a tale situazione di disavanzo eccessivo. Per un paese come l'Italia, che si trova ormai alla vigilia della conclusione della procedura e che rientra nei parametri numerici per uscire dalla procedura di deficit eccessivo, questo sarebbe un autogol micidiale, perché significherebbe dire: noi stessi non crediamo di aver fatto nessuna remedial action, riteniamo che l'aggiustamento che abbiamo fatto, che va ben oltre quello che ci era chiesto, che era solo dello 0,5 per anno di punti di PIL, vuol dire che tutto questo noi tutto sommato non lo riteniamo efficace. In secondo luogo, che cosa guadagnano gli stati che invece un anno prima della conclusione della procedura chiedono di poter rimanere di più? Non è che guadagnino moltissimo, perché comunque dovranno avere un rafforzamento delle raccomandazioni e in secondo luogo dovranno semplicemente ridisegnare il profilo di rientro. Ci mettono un po' più di tempo, ma non è che possono fare più deficit o più debito di quello che già avevano, devono solamente rallentare la curva di rientro. Che cosa noi ci potremo guadagnare? Taglio sulle cose che, insomma, sulle quali non ha credibilità. Noi, entrando nel cosiddetto braccio preventivo del patto di stabilità e di crescita, potremo beneficiare sostanzialmente di una interpretazione che ormai si sta affermando in seno alle istituzioni comunitarie per quanto riguarda la possibilità di bilanciare le esigenze di disciplina delle finanze pubbliche con quelle di tenere un livello adeguato di investimenti pubblici produttivi, oppure in base ad una clausola che esiste nei regolamenti del patto di stabilità, di poter beneficiare di una valutazione da parte della Commissione delle misure di riforma, dell'impatto che le misure di riforma strutturale che stiamo adottando hanno sul tasso di crescita potenziale futuro. Tutto questo può portare la Commissione e poi l'Ecofin a valutare per noi la possibilità di deviare dall'obiettivo a medio termine, che per noi è il pareggio di bilancio in termini strutturali, quindi depurato dal ciclo e da misure one-off, di deviare temporaneamente da questo obiettivo per un periodo, credo, si sta ancora discutendo, ma non superiore a 3 anni, compensando nei 2 anni successivi questo scostamento e in modo da raggiungere al termine dei 5 anni di nuovo la posizione di equilibrio che ci viene richiesta. Questo ovviamente non comporta
un gioco di vasi comunicanti, mettiamo di più oggi e poi dobbiamo togliere domani, perché quello che ci si aspetta è una valutazione qualitativa, è che le misure adottate facciano aumentare il denominatore, quindi la crescita, per cui l'aggiustamento negli ultimi anni sarà inferiore a quello invece che abbiamo speso di più nei primi anni per investimenti produttivi e per le riforme. Non voglio entrare in una quantificazione a questo stadio di quanto può essere. Il limite da rispettare è sempre del 3% del deficit. Voi potete calcolare dove saremo dal DEF nel 2014, per esempio, se non... No, no, questo no, perché farebbe riaprire una procedura. Quindi sotto il 3% nominale, però c'è uno spazio, purché dal punto di vista del, degli obiettivi strutturali rimaniamo close to balance, vicini al pareggio di bilancio, quindi allo 0,5, vicini allo 0,5 rispetto al pareggio di bilancio. E, non è ancora quantificabile perché dipende A da una valutazione che dovrà essere fatta qualitativa e B perché la metodologia è ancora in discussione in seno ai gruppi di lavoro dell'Ecofin sulla base di una proposta della Commissione. Io aggiungerei un punto rispetto a quanto ha detto il collega Stefano Grassi sulla prima domanda, perché il Consiglio europeo? Bisogna tenere a mente che queste iniziative del Presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy, di chiedere ai capi di Stato e di Governo di riunirsi anche fuori della cadenza ordinaria dei loro appuntamenti su dei temi specifici, come in questo caso, rappresenta un segnale di una forte legittimità democratica del processo decisionale dell'Unione europea. Cioè è importante che si esca anche nella percezione delle nostre opinioni pubbliche, dall'immagine di un gruppo ristretto, in qualche modo autoreferenziale, che prende delle decisioni che poi impattano direttamente sulla vita dei cittadini. Tematiche come queste, così centrali alle agende anche politiche interne degli Stati membri, come l'energia e la fiscalità, possono procedere solo se il vertice politico dell'Unione, che è rappresentato dai capi di Stato e di Governo eletti dai cittadini, prende in mano il processo decisionale ed è in grado di dare un impulso poi al braccio esecutivo, che è la Commissione, per procedere. Quindi non confondiamo l'assenza di drama, per usare un'immagine molto, molto appropriata di Stefano Grassi, di questo vertice, non la confondiamo con la routine, non è affatto routine. Per procedere veramente occorre che i capi di Stato e di Governo assumano nelle loro mani il momento decisionale. E questa è la strategia seguita da Van Rompuy, che è pienamente condivisa dall'Italia e che il Presidente Letta vuole sostenere e a cui vuole portare il proprio contributo. Stefano Feltri del Fatto Quotidiano. No, solo due cose sul vertice di domani. La questione dell'accordo bilaterale con la Svizzera sulla tassazione dei capitali, quella è archiviata definitivamente, immagino, se la linea europea è di nuovo sulla direttiva e sull'accordo, come dire, multilaterale. L'altra cosa, visto che a livello italiano c'è un po' di dibattito su incentivi alle rinnovabili, se vanno tagliati, mantenuti, sentivo Letta in Senato che ha detto... ha fatto un esplicito riferimento alla necessità di sviluppare l'energia rinnovabile. Mi chiedevo se è un dettaglio troppo tecnico magari per il vertice di domani, o se invece si discuterà dell'ipotesi di ridurre i sussidi magari al solare eccetera, invece mantenerli così. E un ulteriore chiarimento invece sul consiglio di fine giugno. Io continuo a non capire bene su che cosa voi avete grandi aspettative per quel vertice, perché il pacchetto, quello della Youth Guarantee, mi sembra che siano tutto sommato pochi soldi per essere davvero rilevanti per l'Italia. Quindi mi chiedevo se qual era il risultato concreto che noi ci possiamo aspettare da quel vertice, visto che se sono 6 miliardi per 27 paesi, noi non ne avremo al massimo uno, immagino. Grazie. Ma direi un flash su tutte e due. Non userei il termine archiviato, tutt'altro, cioè rimane, cioè il processo di negoziato con paesi limitrofi all'Unione Europea rimane assolutamente in campo, sono due filoni diversi. Qui si tratta di coordinare le politiche dell'Unione Europea, ma certamente rimane l'esigenza
di definire delle intese con i paesi vicini, tra cui in questo caso anche la Svizzera. A livello ovviamente questa è un'esigenza sentita da tutti i paesi europei, questo bisogna tenere a mente, nel senso che sono tutti i paesi membri dell'Unione Europea che sentono l'esigenza di definire un'intesa con questi extra Unione Europea. Esattamente. Secondo punto, mobilitare risorse per la disoccupazione giovanile. Quando ieri il Presidente Obama ha immediatamente colto il punto dicendo di condividere pienamente l'esigenza di affrontare questo tema, che poi, voglio dire, indipendentemente dai livelli percentuali caratterizza tutte le nostre economie. Questo vuol dire che c'è bisogno di mobilitare iniziative. Certamente non sono soltanto quei fondi, perché se si deve spacchettare, per usare così, quell'ammontare finanziario per i singoli Stati membri, è chiaro che arriviamo a volumi non tali da diciamo, cambiare la situazione dall'indomani. Quello che si cerca di fare, come ha detto il Presidente Letta anche questa mattina in Parlamento, è di ridare credibilità all'Unione, cioè l'Unione Europea deve prendere decisioni in grado di essere operative, non deve fare annunci e quindi deve, sia a livello comunitario che a livello nazionale, destinare le politiche assolutamente in quella direzione. Forse solo un'ultima cosa sulle rinnovabili, se non sbaglio. Ecco, giusto. Sulle due cose, l'accenno che il Presidente ha fatto oggi in Senato è ancora una volta, echeggia ancora una volta quello che aveva già detto nel discorso alla fiducia per quanto riguarda, diciamo, il versante interno, cioè l'importanza per il nostro Paese di sviluppare nuove tecnologie, di puntare sulle rinnovabili, ma in un contesto di maggiore integrazione con tutta la dimensione di efficienza energetica e di maggiore selettività degli strumenti di finanziamento. Di che cosa ne troverete traccia nelle conclusioni del Consiglio europeo una parte di questo dibattito sulle rinnovabili, che sostanzialmente, al di là di tutta la parte relativa al finanziamento delle infrastrutture, anche per consentire la connessione di fonti di energia, diciamo, intermittenti, perché le fonti rinnovabili sono per eccellenza non capaci di generare continuativamente un flusso, ad esempio, di elettricità e di energia, troverete un accenno all'invito alla Commissione di elaborare delle linee guida per quanto riguarda il finanziamento, gli schemi di finanziamento nazionali sulle rinnovabili. Proprio perché, come sapete, ci sono degli obiettivi comuni a livello europeo, ma in materia di rinnovabili poi ciascuno Stato decide un po' il mix interno e come raggiungere questo obiettivo. Gli schemi di finanziamento sono molto diversi, per alcuni Stati, credo ad esempio la Germania, molto generosi, per altri meno, la Spagna lo stesso ha investito su alcune fonti di energia, e c'è bisogno di portare ordine in questo settore, perché sta portando ad uno sviluppo disordinato, non coordinato e incoerente, di cui alcuni Stati stanno investendo troppo in determinate fonti rinnovabili, altri troppo poco, e in alcuni casi c'è una sovrapposizione negativa. Federico Garimberti, Lanza. Volevo tornare appunto sul vertice di fine giugno. Forse abbiamo capito male, ma io pensavo che la proposta italiana fosse quella di scorporare gli investimenti per l'occupazione, o meglio per contrastare la disoccupazione giovanile, dal computo dei bilanci, oltre ovviamente al pacchetto da 6 miliardi. È ancora così? È questa la via principale che tenterete di perseguire? E la seconda domanda per il dottor Grassi, volevo sapere, la deviazione dal pareggio di bilancio 0,5 che si somma all'attuale 0,5 già previsto, oppure è quello lì? Grazie. Parlavamo del Consiglio europeo, sì, del 22 maggio. Esatto. Io direi questo, un passo per volta. Nel senso, tra l'altro, il Presidente del Consiglio ha
annunciato questa mattina in Parlamento che si accinge ad indirizzare una lettera al Presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy, all'indomani del vertice del 22. Quindi diciamo, lasciamo il percorso che verrà seguito su questo. Non anticipiamo adesso, perché altrimenti togliamo allora sì, drama al Consiglio di fine giugno. Un passo alla volta. Direi contentiamoci di tenere questo approccio, nel senso che quello che si discute domani non è avulso da un percorso che poi andrà a confluire a fine giugno. Tutto porta in quella direzione. Ma insomma abbiamo avviato contatti, ricordo che il Presidente del Consiglio appunto ha parlato con i principali leader europei, ha incontrato i vertici delle istituzioni, nei prossimi giorni indirizzerà una lettera in cui delineerà diciamo la propria strategia e quindi quello sarà il momento in cui potremo valutare esattamente. Ma ripeto, questo rimane il focus principale, su cui tra l'altro posso dire che abbiamo avuto un riscontro molto molto interessante e condiviso dai leader che abbiamo incontrato in questi giorni. Solo una precisazione, non ho detto che il margine di flessibilità è 0,5, lo è stato quest'anno perché, come sapete, la previsione per il nostro deficit di quest'anno era 2,4 e quindi diciamo contando quello che è un margine di sicurezza rispetto al 3%, il decreto per quanto riguarda il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione ha previsto un aumento, diciamo, un aumento del deficit annuale per il finanziamento dei pagamenti pari allo 0,5, che ci porterebbe quindi al limite, diciamo, a filo di quello che è il margine di sicurezza. Lo 0,5 a cui mi riferivo è il pareggio di bilancio strutturale, esatto. Quindi vediamo le previsioni, dobbiamo vedere le previsioni nei prossimi anni, non entrerei in nessun dibattito quantitativo perché non c'è una regola matematica che ce lo dice, dipende da una serie di calcoli molto sofisticati, dal rapporto col deficit, da quanto sarà la crescita potenziale, eccetera, eccetera. Quindi di sicuro quest'anno abbiamo un margine di flessibilità dello 0,5 e mi fermo alle cose certe. Buongiorno, sono Christopher Ramsey di Wall Street Journal, Dow Jones. Avevo una domanda vertice sulla tassazione e l'evasione fiscale. Ovviamente in Italia, Spagna e Grecia quelle parole hanno un certo significato sentito quotidianamente da molta gente, però il vertice è esclusivamente su cose più corporate, transfer pricing, il BEPS, o ci sarà anche una voce nel dibattito in cui i paesi che non subiscono il tipo di flagrante evasione quotidiana chiedono anche una qualche verifica su quello, anche a livello di enforcement o anche sanctions. E l'altra cosa è che una volta che si chiede di scambiare informazioni e andare verso quello che è stato descritto come un eventuale giusto rapporto fra capitale sul lavoro e tasse sul lavoro e tasse sul capitale, non è che si va inevitabilmente verso una specie di armonizzazione che qualcuno può vedere come una buona cosa, però immagino che un irlandese non lo vedrà così. Io direi questo, c'è certamente un aspetto che riguarda i comportamenti individuali. Qui possiamo andare diciamo a quello che è una caratteristica dell'Unione Europea, che mette insieme non soltanto stati ma a culture, storie, tradizioni. Quindi certamente l'aspetto fiscale può essere percepito in maniera diversa tra paesi. Eviterei questo stereotipo della divisione dell'Unione Europea tra nord e sud, perché questo insomma è abbastanza usato insomma come schema e credo forse anche superato. No, direi che è molto importante che anche come messaggio che viene, e qui torno al punto che siederanno i capi di Stato e di Governo, nel momento in cui i capi di Stato e di Governo si occupano di fiscalità, al di là delle decisioni, l'adozione della direttiva, ad esempio sul negoziato con i 5 paesi extraeuropei che sono particolarmente sensibili sotto il profilo del segreto bancario, ma passa un messaggio forte a tutti i cittadini europei che rendere più efficiente, più equo il meccanismo fiscale
rappresenta un contributo importante per la crescita di tutta l'Europa. Quindi se poi questo si traduce dal momento macro al micro diciamo della singola transazione che avviene nel piccolo paese europeo, tutto questo ovviamente non è immediato, ma contribuisce certamente a dare il messaggio. E se posso dire, anche particolarmente importante il messaggio che può partire da tutti voi, cioè dare questo messaggio ai cittadini che non sono discussioni astruse che riguardano semplicemente grandi operatori, ma riguardano la vita di tutti quanti, di tutti i cittadini. Se Armando mi permette, ma veramente solo ad ulteriore conferma di quello che lui vi ha detto, non è un tema entrato nell'agenda per colpevolizzare o per mirare a situazioni che prevalentemente caratterizzano le economie mediterranee o alcune economie in particolare. Il tema della lotta all'evasione fiscale e alla frode internazionale, possiamo ricordarci, è un tema che ha avuto una visibilità cresciuta negli ultimi periodi nei due grandi paesi membri dell'Unione centrali, cioè da un lato la Francia, dove ricorderete il ministro delle finanze ha dovuto presentare le dimissioni a seguito della scoperta di un suo conto corrente in un paese terzo non dichiarato, e la stessa Germania, dove invece un altro caso ha riguardato invece una figura altrettanto nota all'opinione pubblica tedesca, anche se non una personalità politica, era credo il presidente del Bayern, Uli Hoeneß, il quale ha ammesso di avere appunto dei conti in Svizzera, suscitando notevole clamore. E il terzo elemento è invece l'interesse inglese a portare questi temi all'agenda del G8 e poi del G20, quindi come vedete effettivamente è un'attenzione molto ben distribuita in Europa, non è solo. Non direi che questo sicuramente potrà far da volano a altre discussioni in materia di fiscalità, non credo si arriverà mai a parlare di armonizzazione, forse di qualche forma di coordinamento, ma c'è grande difficoltà anche per quanto riguarda la famosa CCCTB, la Common Corporate Tax Base, quindi progressi forse anche in quel settore, ma più lenti e solo come coordinamento. Una domanda. Sono Roberto Landucci dell'agenzia Reuters e volevo dire questo, tornando sull'argomento di prima, mi dispiace, ma il Premier Letta proprio pochi minuti fa in Senato ha detto che tra gli obiettivi sì del vertice di giugno, ma insomma abbastanza a breve termine, è quello di riconoscere degli spazi di azione nelle finanze pubbliche nazionali perché gli Stati membri possano investire risorse adeguate nel lavoro, abbassare l'imposizione fiscale sul lavoro. Allora volevo dire, questo qual è l'obiettivo quindi dell'Italia? Di poter finanziare queste misure a deficit, scorporando poi questo maggiore indebitamento dal deficit strutturale, posto che a livello nominale il 3% non si può toccare. Volevo un chiarimento su questa cosa. E la seconda cosa riguardo proprio al... Ho appena detto che avrà un incontro con Cameron a margine di un vertice invece che tratta proprio anche di tassazione. E di oggi la notizia che il progetto di Fiat, di fusione di Fiat Industrial con una controllata americana, porterà la nuova società ad avere la sede fiscale in Gran Bretagna, e questo emerge dal prospetto che ha presentato la Fiat e la SEC. Volevo sapere se questo sarà oggetto di questa discussione, se intendete, se questa è una questione di rilevanza nazionale e come insomma pensate di affrontarla. Tenderei ad escludere che questo tema sia oggetto di discussione, anche perché Questo incontro con David Cameron avviene a Bruxelles a margine del Consiglio europeo, non in funzione dei temi specifici oggetto del Consiglio europeo. Fa parte di questa prima presa di contatto con i principali leader europei e quindi, come tra l'altro ha annunciato il Presidente del Consiglio oggi in Parlamento, lui stesso sarà prossimamente a Londra, quindi fa parte di un percorso.
Tra l'altro sarà anche un incontro ovviamente abbastanza breve, visto i tempi ristretti. Certamente il tema della fiscalità nel caso britannico e della City ha un rilievo tutto particolare, ma non sarà questo il tema specifico oggetto di colloqui. Per il Consiglio europeo di giugno direi su quello confermerei quanto abbiamo detto adesso sostanzialmente. C'è stato un annuncio oggi in Parlamento, su questo lavoreremo. Ci rivedremo qui. Devo richiedere a Cassi, perché non ho capito bene i benefici dall'uscita della procedura per deficit eccessivo in termini di maggiori investimenti produttivi in Italia con Bari. Questo non ho capito bene, se me lo può ripetere, scusi. Quando uno Stato si posiziona, diciamo, nel lato buono della lavagna, quello che siamo riusciti, perché anche grazie a un'iniziativa che diciamo risale a vari mesi fa del governo italiano, quello che siamo riusciti a ottenere è che questa situazione di virtù debba avere qualche forma di ricompensa, e questa ricompensa deve essere o essere legata all'entità, diciamo, dell'aggiustamento, del risanamento finanziario compiuto, oppure all'importanza delle riforme strutturali che sono poste in essere. Quindi quando uno Stato ha queste due cose, è uscito dalla procedura, quindi ha compiuto un aggiustamento notevole e non è più una fonte di potenziale contagio, di tensione sui mercati internazionali, eccetera, e in più si è impegnato a fare una serie di misure effettive di riforma strutturale che purtroppo nel medio-lungo periodo ma daranno risultati di crescita, ci sia qualche forma di compensazione. Questa compensazione deve avvenire però dentro il rispetto delle regole del patto di stabilità e di crescita, quindi non si tratta di dire invece del 3% puoi fare il 4%, eccetera, eccetera. Vuol dire che si chiede alla Commissione, quando guarda un bilancio nazionale, guarda tutte le varie voci di un bilancio nazionale, di non farsi imprigionare nella sua valutazione solo da un dato numerico grezzo e solo dalla vicinanza o lontananza al 3%, eccetera, ma di guardare la composizione della spesa pubblica e di valutare se in una determinata fase, sostanzialmente la fase iniziale, appena dopo l'uscita, per uno Stato membro, a seconda della congiuntura, ha senso spingere sull'acceleratore su determinate spese, perché questo porterà in realtà a migliorare il suo percorso di risanamento finanziario, perché aumenterà la crescita potenziale. E quindi invece di dire se noi da qua dobbiamo arrivare qua nel giro di 5 anni con una progressione matematica lineare, taglio 0,5 un anno, 0,5 il secondo, possiamo valutare un tipo diverso di curva, nel quale per esempio all'inizio spendiamo di più per poi scendere magari sotto e risalire successivamente. Come si valuta questo percorso? Vuol dire quindi che c'è uno spazio iniziale per andare oltre quello che normalmente l'analisi ci direbbe che è necessario fare di aggiustamento, e quindi farne meno, di investire, ma farlo, di farne meno, ma concentrando la spesa su cose che producono crescita e che possono essere, attualmente se ne sta discutendo, investimenti nel capitale fisico cofinanziati dai fondi strutturali, oppure, e questa è una cosa che noi stiamo cercando di far passare, anche investimenti in capitale umano, formazione, creazione di lavoro, la Youth Guarantee, eccetera. Perché queste sono cose che forse meno chiaramente, meno rassicuranti che il capitale fisico, perché un progetto si sa, si vede un'infrastruttura energetica o una banda larga, si vede un progetto, si può capire più o meno qual è il ritorno all'investimento. Nella formazione e altre cose un po' meno. Però si tratta di sviluppare metodologie e quindi di allargare un po' questo campo. Per cui c'è un accordo sul fatto che ci dovranno essere forme di, diciamo così, di reward
per gli stati membri che escono dalla procedura di deficit eccessivo. C'è una, ancora una discussione di quale tipologie di investimenti dovranno essere incluse, anche se si tende a indicare che sarà qualcosa sempre collegato a dei fondi strutturali o ai fondi delle reti transeuropee, eccetera. Ed è tutto da ancora da definire qual è questo spazio effettivo, quanto sarà, quello che voi interesserebbe un numero di miliardi di euro, perché dipende, come vi ho detto, da una valutazione qualitativa e quindi da molti parametri. Pareggio strutturale anche, giusto? No, se io devo puntare a un determinato rapporto tra deficit o debito e PIL, posso lavorare solo a ridurre la mia spesa pubblica o la spesa per interessi, ma posso anche lavorare invece ad aumentare la crescita, perché... Questo vuol dire che il deficit nominale può restare 2,9 per un paio d'anni anziché decrescere, giusto? Voi volete arrivare troppo in là e non mi ci porterete. Direi che per oggi è sufficiente. Io chiuderei con un impegno. No, noi stiamo negoziando su questo. Ci sono delle discussioni in seno agli organi tecnici dell'Ecofin e con la Commissione per elaborare questa metodologia. Il punto politico è in parte ormai, la strada è aperta dopo le conclusioni del Consiglio europeo di marzo. Quindi quello è un punto che noi vorremmo riuscire a ottenere, che anche un esempio, che anche il capitale umano possa entrare. No, perché c'è una discussione su quale tipo di investimenti dovranno essere esclusi, comunque legati a fondi europei, del tutto da definire quale sarà questo spazio effettivo. Attenzione, niente viene escluso. Quando si guarda un bilancio nazionale da parte della Commissione europea e dall'Ecofin, non è che una parte la mettiamo e non la leggiamo, ma la leggiamo in un modo diverso, perché non la leggo dicendo questo qui c'è una spesa di 3 miliardi, questo va tutto a deficit. No, questo porterà a crescita X, quindi l'anno dopo faranno un po' meno. Direi che abbiamo argomenti sufficienti per aggiornarci in vista del prossimo Consiglio europeo, magari anche in vista del G8, poi vediamo. Io vi ringrazio, chiuderei riprendendo le considerazioni dell'ambasciatore Varricchio, cioè l'Europa è veramente la cifra di questo esecutivo, al contempo la cornice e la sostanza dell'azione di governo, per cui vi ribadisco l'impegno da parte nostra a cercare di rendere per quanto possibile più trasparente e chiara l'informazione su questi temi e altrettanto vi chiediamo di fare nei limiti del possibile, siamo anche aperti ai vostri suggerimenti, questo ci sembra uno strumento utile, se avete idee anche di altre prospettive, insomma siamo assolutamente disponibili anche a quello che è il vostro contributo, con l'obiettivo appunto di rendere l'informazione sull'Europa e i temi internazionali in genere sempre più chiara e trasparente. Grazie.